Grazie Presidente. Ma io innanzitutto vorrei dare a Cesare quel che è di Cesare, dare al Sen Malpezzi e al Sen Licheri, così non si sentiranno offesi dall'aggettivazione di genere, vorrei dare ai loro partiti, al Partito Democratico e al Movimento 5 Stelle, la paternità assoluta che rivendicano di questa legge. Gli italiani devono saperlo. Devono sapere che questa legge vi appartiene, cari colleghi. Noi siamo fieri di queste vostre rivendicazioni. Siamo fieri da parte del centrodestra che gli italiani riconoscono in voi gli autori e i sostenitori di questa legge. Vede, nel momento in cui il nostro paese è in preda a una grave crisi sanitaria ed economica, nel momento in cui, signor Presidente, abbiamo un PNR che, non dimentichiamocelo, ci indebita per centinaia di miliardi e che però necessita di tempi ristretti, di riforme, di sblocchi, delle procedure. Nel mentre abbiamo delle imprese che attendono provvedimenti per uscire dalla crisi, nel mentre voi non riuscite a far altro che bloccare licenziamenti, perché sul piano delle politiche attive ancora ieri nel confronto con le parti economiche non avevate una bozza di proposta reale, nel mentre bloccate gli sfratti perché non siete in grado di fare politiche sociali per la casa, cioè nel mentre siamo nella piena crisi sanitaria e pandemica, nella piena crisi economica, nel mentre si parla della quarta ondata e quindi non ci sono ancora misure per rispondere sul problema della scuola, dei trasporti. Ecco, nel mentre il Paese soffre per questi problemi, voi cosa fate? Voi bloccate per settimane, perché questo succederà, bloccate per settimane il Parlamento su questa legge e ne parleremo. Quindi assumetevene tutte le responsabilità davanti agli italiani. D'altra parte, vedete, dopo lo Ius Soli, lo sbarco libero, la tassa di successione, noi non aspettiamo altro che il segretario Letta e gli alleati del Movimento 5 Stelle, che viaggiano su questi temi spesso assieme, continuino su questa strada, perché ogni giorno gli italiani vi stanno rispondendo bocciandovi in tutti i sondaggi e in tutte le verifiche che vengono fatte. Da questo punto di vista non possiamo che rallegrarcene. Vede, Fratelli d'Italia, entrando nel merito di questi problemi, vi dice pure che avete poco da gioire di una legge liberticida. Voi avete il merito, tra virgolette, di aver introdotto, come ha ben spiegato il collega Balboni ieri, di aver introdotto il diritto penale dello stato d'animo interiore, cioè un diritto penale, per chi capisce di diritto, che è stato applicato solamente nel regime nazionalsocialista e nel regime delle repubbliche sovietiche comuniste. Questa è la vostra legge di libertà. Quando sento dai banchi del Partito Democratico, della sinistra, quando sento il Movimento 5 Stelle che parla di una legge di libertà, che parla di estensione di diritti, ma vi rendete conto che voi state andando a colpire le libertà liberali, i valori liberali, i valori democratici, la libertà di pensiero, cari colleghi? Io da domani, se venisse approvata questa legge, e state tranquilli, non verrà approvata, perché i primi che lo sanno siete voi, perché al vostro interno c'è tanto dissenso non proclamato, perché non glielo permettete di proclamarlo, ma i conti li faremo presto e si vedrà che questa legge non passerà, perché una legge contro i valori liberali, una legge che impedisce il libero pensiero, una legge liberticida in uno Stato democratico e liberale quale è questo Paese, non può e non potrà passare, e lo vedremo presto. Perché dico una legge liberticida? Perché basta leggere gli articoli, colleghi. Basta leggere gli articoli. Nel momento in cui io dovessi sostenere, e le sosterrò, statene tranquilli anche dopo nel caso, le mie idee, le mie convinzioni religiose,
il mio concetto di famiglia naturale, il fatto che io ritenga un abominio l'utero in affitto, è evidente, è in re ipsa che in quel momento io creo discriminazione. È ovvio che nel momento in cui io sostengo che l'utero in affitto è un abominio, nel momento in cui io sostengo che la famiglia deve essere la famiglia naturale di un uomo e una donna, in quel momento io creo potenzialmente discriminazione e quindi sono passibile di condanna in base al codice penale. Questa è la realtà dei fatti, cari colleghi, altro che libertà, diritti. Voi non state creando diritti, voi state sopprimendo diritti e quello che è peggio, sopprimete i diritti del libero pensiero. State andando contro la religione, non per nulla. La religione cattolica, come quella islamica, hanno espresso il proprio forte rammarico, la propria protesta. State violando, come il collega Malan ha espresso questa mattina, le regole concordatarie. State violando ogni diritto per imporre la legge del pensiero unico. Voi volete imporre la comunità LGBT ignorando i diritti degli altri cittadini, dei cattolici, dei religiosi, dei liberali, di coloro che credono e che non credono, ma che vogliono continuare a poter esprimere liberamente il proprio pensiero senza essere tacciati da voi e dalla magistratura ed essere quindi incriminati e magari anche condannati fino a 4 anni di galera. Perché zittire gli avversari con la galera, cari colleghi, è proprio dei regimi autoritari. È in Cina, era a Cuba che si operava così e certamente anche nei regimi nazisti, dove vigeva infatti quel diritto penale dello stato d'animo interiore che prima citavo. Ecco dove volete portare il paese. Ecco perché, cari colleghi, io ho detto all'inizio del mio intervento, questa legge deve essere chiaro a tutti chi la sostiene e chi non la sostiene. La paternità di questa legge la imputeremo oggi e domani, approvata o non approvata a voi, gli italiani dovranno sapere a chi dovranno la limitazione del proprio diritto di pensiero e del proprio diritto di parola. Lo dovranno sapere tutti. Quindi, per concludere, l'articolo 7. L'articolo 7 che la senatrice Malpezzi, anzi chiedo scusa, la Sen Malpezzi, che non vorrei che si sentisse offesa dall'applicazione del genere femminile, è vero che per fortuna ancora la legge non è in funzione, ma insomma meglio prevenire alle volte che curare. Allora è vero che la Sen Malpezzi ha detto che non c'è nulla nell'articolo 7, nelle scuole non verrà fatto nulla. Ma allora, scusate, perché l'avete inserito? Perché avete inserito la giornata sul gender? Perché avete inserito l'articolo 7? Tanto non serve a niente. Invece basta leggerle le cose e si capisce benissimo che voi nelle scuole di ogni ordine grado, gli italiani lo devono sapere, cioè ogni ordine grado vuol dire il sindaco, un senatore De Carlo me lo può confermare, vuol dire che dalla scuola dell'infanzia in avanti voi volete andare a parlare del gender, dovete spiegare, perché per parlare del rispetto di un qualche cosa bisognerà, viva Dio, pure spiegare cos'è quel qualche cosa. Quindi voi dovrete spiegare al bambino di 5 anni cos'è il sesso binario, gay, omosessuale, lesbico. Io non ho una grande competenza su tutte queste differenziazioni che mi pare arrivino a 50, perché non si può insegnare il rispetto verso qualcosa che non si conosce. E quindi concludo, Presidente, nel ricordare che dovete assumervi anche qui la vostra responsabilità. 30 secondi per dire che io e il mio partito, i miei colleghi di Fratelli d'Italia, che strenuamente si stanno battendo e hanno votato compatti, tutti presenti anche prima, per avere la sospensiva, vorremmo continuare a poter parlare di mamma e papà, vorremmo continuare a poter dire che l'utero in affitto è una vergogna, vorremmo continuare a poter dire che i genitori sono non il genitore 1 e il genitore 2, ma la mamma e il papà. Continueremo, siamo certi che ce la faremo, siamo certi che questa legge liberticida, vergognosa
e degna di uno Stato autoritario non verrà approvata da quest'Aula. Grazie.